Restate in festa, da bere solo con gli amici. Regione Puglia è una sorta di modello, di esempio che noi cercheremo di diffondere anche in altre realtà locali, è una sorta di esperienza pilota che raccoglie tante idee che noi ci siamo sforzati di promuovere in questi anni e le rende concrete in un contesto come quello leccese e più in generale salentino, che esprime oggi, dal mio punto di vista in Puglia, il massimo della vivacità a livello regionale. Il progetto che propongo è la mia tesi di laurea ed è un progetto di riqualificazione per uno spazio marginale della città che si trova in via Vecchia Carniano. E il mio progetto è un tema complesso e completo nello stesso tempo, è volto al sociale perché è la ripresa della vecchia idea dell'oratorio attraverso la riprogettazione di una nuova chiesa, che è appunto il nuovo polo di San Vincenzo De Paoli, e che all'interno custodisce, contiene e dà la possibilità ai giovani di non essere più emarginati e di stare in mezzo alla strada, ma di essere seguiti attraverso attività sportive, attività ricreative, dopo scuola, e centri che diano la possibilità di formare delle nuove professioni come quei vecchi antichi mestieri che ormai sono in disuso, e anche la possibilità appunto di avere un luogo di ritrovo, una piazza, un mercato, un'agorà. La zona è quella vicino al parco Tafuro, quella cosiddetta Ponticelli, sono due tunnel dove passano le macchine, una in un senso e nell'altro, ed è vicino sia ad una scuola elementare e lì vicino c'è anche una scuola media. In mezzo c'è il parco Tafuro. L'idea è quella di riqualificare questa zona su cui noi abbiamo fatto dei sopralluoghi, abbiamo visto che ci sono delle crepe all'interno dei tunnel, ci sono, soprapassa la ferrovia, ci sono queste grate di ferro della ferrovia, e quindi l'idea è quella di portare l'arte in questo luogo con dei disegni, delle cose, con l'intervento e il coinvolgimento degli abitanti del quartiere, delle scuole, dei negozi. Abbiamo scelto Piazza Tito Schipa e lì abbiamo immaginato di dare praticamente più contenuti a questa zona e abbiamo previsto insomma diverse attività proprio per creare una sorta di sicurezza a tutti i futuri della piazza. E molto semplicemente insomma anche per andare in controtendenza al fenomeno attuale, quello della piazza virtuale, realizzando appunto un teatro che può diventare un cinema all'aperto oppure allo stesso tempo uno spazio dove poter fare musica. E ci sono delle colline di verde, c'è la fontana classica dove poter insomma ritrovare anche l'intimità tra gli innamorati. Poi abbiamo creato un bar chiosco dove insomma incontrarsi anche per attività extra ludiche insomma, e poi c'è un cosiddetto viale delle arti, una sorta di piccole botteghe dove poter insomma immaginare questi giovani artisti a realizzare i loro prodotti e allo stesso tempo metterli in esposizione. Pensato a nessuna riqualificazione fisica dello spazio, ma semplicemente a una riqualificazione dello sguardo. Sostanzialmente abbiamo realizzato delle esplorazioni sensibili all'interno della città di Lecce e alla fine siamo arrivati a proporre un manifesto poetico-politico per invitare gli abitanti curiosi della città a fermarsi in alcuni angoli e notare delle cose che magari non avrebbero mai visto o sentito. Quindi sostanzialmente è un invito al viaggio più che un
progetto di riqualificazione concreta. Un coinvolgimento mentale, insomma. Esatto, mentale ma anche fisico, perché l'invito è quello a camminare, no? a stare dentro. Quindi a vivere la propria città. Esatto, a viverla anche con le cose minime che sono proprio il camminare, il sedersi, il guardare, lo stare. Questo, molto semplice. Il progetto interessa alla scala urbana un ambito di intervento che è quello dell'area stadio e il quartiere annesso. E ha innanzitutto una scala di intervento urbana, quindi abbiamo garantito il funzionamento del quartiere alla scala urbana attraverso una rete verde che è costituita dalle piste ciclabili e da alberature e da un sistema di park and ride e bike sharing che garantisce una diminuzione dell'intensità del traffico per poter giungere all'area di intervento. È un'iniziativa importantissima soprattutto per noi giovani professionisti. Lecce non la conosciamo benissimo, quindi ci è stata data anche questa opportunità di conoscerla, di apprezzarla, ovviamente a parte nei suoi aspetti caratteristici, ma soprattutto in queste zone abbiamo rilevato una presenza importante, una zona, quasi una zona franca, una zona da riprogettare, quindi potenzialmente molto molto ricca. Of the train station, your train's been left and gone. Walking out the train station, your train's been left and gone. I'm going back to empty rooms to see the all alone. E ormai i cittadini e i cittadini organizzati anche è bene che siano attori nel modo di gestire il territorio, le città, e quindi vengano coinvolti in maniera propositiva perché le soluzioni progettuali siano condivise innanzitutto, siano confrontabili e non calino dall'alto in modo come sempre è avvenuto, quando poi si creano anche conflitti sociali molto spesso e i progetti non risultano adeguati alle esigenze. È intervenuto su una zona periferica, la strada che da Lecce porta a Novoli, una zona molto degradata da cave, elettrodotti, interventi diciamo che hanno snaturato il paesaggio agrario, e che appunto con questa proposta di idee intendiamo dare un verso di come magari questo territorio potrebbe essere risanato, riqualificato, renderlo vivibile. Il nostro progetto infatti si interpone anche con queste piste ciclabili per dare pure più vivibilità a queste piste ciclabili, quindi a dei collegamenti in modo tale che comunque il ciclista da là possa poi collegarsi anche alla pista ciclabile e quindi compiere il tragitto nella città con questo percorso, con questa linea ciclometro appunto, più sicuro, studiato con dei criteri di sicurezza e di traffico comunque un po' più meno rigido. Ciclopica, questa linea metropolitana potrebbe diventare veramente una... potrebbe far cambiare la città in maniera rivoluzionaria, perché tutti i cittadini possono segnalare qualsiasi tipo di tappa emotiva, di luogo importante o di strada piena di buche attraverso il web, e quindi questo progetto cresce, non si ferma qui. È una bellissima idea, una iniziativa veramente lodevole, un'iniziativa che è completamente in linea con gli indirizzi della Regione Puglia, che chiede la partecipazione sociale nella progettazione non solo degli spazi pubblici ma auspicabilmente anche di quelli privati, e quindi è un aiuto anche per la Regione Puglia per fare penetrare delle nuove idee, e le nuove idee sanno coglierle molto meglio i giovani, e quindi portare avanti delle idee innovative significa dare maggiore spazio ai giovani.